Ciao, impara dalle delusioni in amore. Le delusioni in amore non sono solamente un fatto negativo, dovrebbero essere un insegnamento. Dovrebbe essere un insegnamento che ti permette di calibrare poi la tua comunicazione su situazioni diverse. Intanto capire ciò che non ti interessa, capire la tipologia di uomo che ti ha generato una delusione, capire perché sei attratta proprio da questa tipologia di uomo, perché se incontri sempre quelli che ti danno delusioni, in realtà significa che sei innamorata delle delusioni, che non puoi fare a meno delle delusioni. E allora dovresti cercare di cambiare un po' il tuo modo di rapportarti con te stessa, perché, o con te stesso, perché le delusioni, possono appagare la nostra parte emotiva e quindi sicuramente non piacciono alla parte logica, ma possono appagare la parte emotiva. Questo nella situazione peggiore. Nella situazione migliore, invece, le delusioni sono uno strumento di crescita. Uno strumento che sono come una sorta di feedback che tu ottieni a un tuo comportamento. Mi comporto in questo modo, ottengo una delusione, mi comporterò in modo diverso, frequenterò persone diverse, otterrò qualcosa che non è una delusione, ma che è un qualcosa che potrebbe essere invece un appagamento, che potrebbe essere una parte che invece va a, diciamo, a darmi un benessere. Quindi la delusione, più che delusione, dovremmo chiamarla informazione. Quindi noi dobbiamo prendere atto dell'informazione per ricalibrare il nostro comportamento e superare poi quella che abbiamo chiamato delusione per trasformarla in un successo da un punto di vista sentimentale. Perché la differenza tra la delusione e il successo sentimentale sta semplicemente nell'interpretazione che noi diamo. E nell'obiettivo che noi abbiamo, perché, come dire, se il mio obiettivo è andare a letto con una e stop, beh, sarò deluso se invece questa vuole avere una relazione stabile, mi tampina, eccetera, eccetera. Ma se il mio obiettivo fosse quello di avere una relazione stabile, resterò deluso se questa, una volta che sono atteso una volta, poi sparisce. Quindi, non esiste, diciamo così, una delusione oppure un successo se non ho definito bene un obiettivo. Quindi prima devi definire bene un obiettivo, devi fare dei passi, devi mettere in atto delle comunicazioni consapevoli, sapere quello che stai facendo, sapere chi stai incontrando e vedere che cosa succede. Una volta che hai visto cosa succede, non ci sono delusioni, ci sono solo informazioni. Come non c'è neanche successo, non devi gongolarti sul successo, anche quella è un'informazione che stai andando per il verso giusto. E quindi agendo in questo modo, si supereranno tutte le delusioni e ci si avvicinerà sempre di più a quello che riteniamo noi essere un successo sentimentale, che potrebbe essere un qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che ritiene un altro. Ma siccome l'esperienza è soggettiva, noi dobbiamo andare a cercare il nostro piacere, quello che noi interpretiamo come piacere. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!